bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Bentornati in questo newtoniano video tutorial. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di accordi e spartiti. Con questo bel video tutorial di chitarra acustica proverò a spiegarti centro di gravità permanente, un brano del 1981 contenuto in quel meraviglioso disco che è La voce del padrone. Ti consiglio di pinzare il capotasto al terzo tasto per se vuoi rispettare chiaramente la tonalità originale. Perché? Perché le posizioni sono comode e hanno mi permettono almeno di fare quei piccoli frammenti melodici che richiamano il brano. Partiamo a vedere quindi l'intro. Gli accordi che utilizzo: Si minore e Si sus 2, è un passaggino. La minore, idem, La sus 2. Mi maggiore, che gioca un po' con la sua quarta. Do sesta, che io prendo in questo modo, ma alzando l'anulare, quindi il dito 3, per avere un po' anche il richiamo della melodia. E Fa diesis, minore settima con la quinta bemolle. E un giochino che non sto neanche a siglare perché per ritornare sul Mi, quindi dal Fa diesis, mollo medio e indice e vado avanti di tre tasti, questa roba un po' suona bene, mi piace e ce lo infilo, quindi Si minore, La sus, minore sus, Mi, Do sesta, alzo il medio, Fa diesis minore settima, questo più o meno sono gli accordi che utilizzo, anzi senza più o meno, sono gli accordi, ora vediamo come renderli con la ritmica. Con questa prima ritmica accompagnerai l'intro e le strofe. È una ritmica con la pulsazione in sedicesimi, quindi 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quindi le pennate sono giù, giù, su, la classica ritmichina. Questo è l'accompagnamento, facciamolo lento con gli accordi. La. Una cosa circa del genere, chiaramente suonato così ha un po' poco senso, diamo delle dinamiche e del respiro e un po' di musicalità. Ma non ho finito, perché quando ricado sull'accordo di Mi maggiore fermo la ritmica ovviamente e faccio una frasettina che è la frasettina dell'introduzione. Quarta corda, torno indietro cambiando dito, quindi vado avanti col medio e torno indietro col dito 3 e accordo di Mi maggiore, quindi una cosa del genere, fatta bene, che ho un po' sbagliato. Ora io l'intro e tutto il brano in realtà lo suono con il plettro, puoi anche trovare un modo per fare un arpeggio, è figo, ci starebbe, non mi gasa troppo personalmente, quindi sono gusti. Il consiglio che ti do è di evitare però di fare questa cosa. Non è proprio cosa da chitarra, non siamo
mi sembra di suonare un synth, quindi preferisco questo tipo di arrangiamento, ma De Gustibus magari me lo fai sapere qua sotto nei commenti. Una vecchia bretone, gli accordi sono gli stessi. Mi maggiore, Do, anziché fare il Do con la sesta, io faccio un Do con il basso di Sol, così almeno poi il basso di Sol scende a Fa diesis. Mi, e accordo di Do, due volte. Con un cappello e un ombrello, carta di riso e canna di bambù. Ripeto. Gli accordi e rifaccio la strofa. Coraggiosi fu contrabandieri macedoni. La seconda strofa taglia l'accordo di Fa diesis, minore settima con la quinta bemolle, quindi arrivo direttamente al Do con il basso di Sol, vado al Mi e ho sempre la mia uscita. Arriviamo quindi alla terza strofa, perché qua, a parte gli accordi, la ritmica che ti ho già spiegato, insomma, siamo sul pezzo. Strofa numero 3, ripeto gli accordi della prima strofa con una ritmica nuova. È una ritmica un po' particolare, ma mi piace, quindi te la propongo. Accordo di Do, così prendiamo l'accordo di Do come cavia al solito. Pennata in giù, click, e pennata in su, quindi... E termino la ritmica. Piano piano porto su di velocità. La ritmichina con gli accordi. Questi sono gli accordi della terza strofa. Furbi contrabbandieri macedoni. Seconda ritmica. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Due armonicini al quindicesimo tasto e ritornello. Scusa l'interruzione, se questo video tutorial ti sta piacendo, iscriviti al canale, è facile, gratuito, puoi essere sempre aggiornato su tutti i contenuti che pubblichiamo e noi siamo più contenti. In più, su Accordi e Spartiti c'è anche la possibilità di fare lezioni online con me o con altri tutor, quindi ci vediamo sempre sul sito di Accordi e Spartiti e buona visione. Il super ritornello apre, cambia la tonalità, ci spostiamo dal Mi maggiore. Io sto parlando di Mi maggiore in suoni trasposti, cioè l'accordo che effettivamente suono sulla chitarra, non quello che realmente è, perché in realtà è un Mi maggiore alzato di 3 semitoni, quindi un Sol. Ci spostiamo dalla tonalità di Mi maggiore alla tonalità di La maggiore, quindi in suoni reali sarebbe in Do, ok? L'accordo di La maggiore, primo del ritornello, è un giro fondamentalmente di La. Fa diesis minore, Re e Mi. Io gli accordi li modifico un pochino, sempre per renderli un po' più chitarrosi, quindi La maggiore lo scambio con un La sus 2, il Fa diesis minore lo suono così, quindi sarebbe un Fa diesis minore, settima quarta.
anche con il basso di do diesis, volendo. L'accordo di re diventa o un accordo di re sus 2 o un accordo di re sus 2, c'è un re ad 9 con il basso di la, insomma questa roba qui, le sigle non mi interessano tanto, è più il concetto che è importante. Mi quarta e mi. La ritmica è la ritmica numero 2. Che può anche diventare una nuova ritmica 3. Fondamentalmente basta aggiungere un altro chuck, quindi sempre sul secondo e sul quarto tempo della misura. 1 2 3 4 1 2 3 4 e 1 2 3 4 e 1 2 3. Oppure perché no mescolare le due cose. Vedi che funziona in tutti e due i casi, non c'è mai una ritmica precisa e identica dall'inizio alla fine, insomma c'è un'intenzione ritmica, c'è un portamento, però se subisce qualche piccola variazione tanto meglio. Arriviamo dalla fine della strofa della dinastia dei Mi. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose. Ripeto questo giro, quindi due volte, vedi che anche con questi nuovi accordini in realtà diventa un po' tutto interessante. Alla fine del ritornello Mi maggiore, Si, io faccio un Si quarta, Do con il basso di Sol e Mi. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Io vado giù, non vado mica su. Quindi riprendo con con l'intro. Se vogliamo tenere un po' su la dinamica, lo possiamo ritmare con questa ritmichina, oppure abbassarci e rifarla esattamente come avevamo fatto per l'intro. Direi che in questa chiave, con il capotasto e il plettro, il brano diventa un po' chitarristico e assolutamente divertente da suonare, te lo consiglio. A questo punto quindi dichiaro concluso questo video tutorial, spero ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato interessante e utile, ti ringrazio per averlo visto fino alla fine, mi auguro, e noi ci vediamo sempre qui sul canale YouTube o sul sito di Accordi e Spartiti però. Ciao!